Con il calendario di Giancarlo continuiamo e da maio scominciamo. Nel mese di maio in chiesa si faceva il fioretto, cioè si diceva ogni sera il rosario. Ai putei si stava buoni, i pregava bene e non gli veniva e a ridarea. E il prete che metteva su una cartina ogni sera un timbro e a fine del mese che dava in premio una gitarea. Gran roba quella gitarea, per chi che non gli era mai andato in colonia o non aveva mai visto una montagna. Gli era proprio una cuccagna. In corriera tutti stavano col naso in coè sul finestrino e gli occhi in su a guardare e si desmentegava parfin a baruffare. Si usava portare maio ai tosi. I tosi, cui veniva scuro, i portava sul ponte dei future morose, pitari e più fiori che poeva, e una bea rosa non mancava mai. Dai case vicine i fiori toeva, ma la mattina dopo e femmine passava e diceva: quel pitaro è mio, e così si portava e a casa se lo portava. Mese di giugno e la gente che aveva e che ancora sempre bisogno di pregare il Signore con riti, processione e orazione. E femmine, quando che mancava schei, salute e mangiare, nostro Signore e correa a pregare. E più la roba mancava, più il Signore se pregava. Perché egli era giudice, ma anche pare, e alle disgrazie del mondo e cercava di riparare. Tanta gente andava alla processione del Corpus Domini, davanti che gli erano uomini e putei, e femmine, come sempre da Drio, e cantava forte, non sempre ben intonato, e pregava il buon Dio, perché il tenesse buoni gli uomini e sani i putei, che gli era tanto più importanti dei schei. In mezzo che c'era il cerimoniere e a dirigere e a processione, e aveva gli occhi che girava pa ogni canton, e coi mani faceva e segnava scio. E diceva: «Piano uomini, che perdemo le femmine, che sei in Drio!» Ma me che ho capito. E poi femmine diceva: «Camminè più forte, che perdemo il prete e restiamo in Drio, Santa Madre di Dio!» E il baldacchì, con sotto il prete i seguiti, ondeggiava, bandiere e bandierine sventolava. I capati ogni tanto gli addivisa e se sistemava. Sta processione era un rito, una strana visione, per tutti una gran commozione e benedizione. Gli era bello parfin pa' i putei che descondò se pissegava e pa' i tosi che e tose vestie da festa i guardava. I zaghetti tra l'erba e pipesone i cavava e a ogni invocazione con queste una strombettava i dava. Toni Baldan, che giutava il prete, i tendeva e il brontoeava, ma lui, se sa come che sei putei, i rideva. Toni c'era anche il barbiere e poi il puteo e anche poi la putea, e gli aveva il taglietto alla scuea e che metteva la scuea in testa e gli era subito pronto il taglietto per qualche grande festa. A giugno tutti aspettava la sagra dei bisi con i suoi giostri e giostrine e il suo famoso marcà conosciuto in tutte le zone vicine. Qui che vendeva i bisi che aveva quattro casse in croce, perché una volta non c'era tutto rose e fiori.
ogni sera i contadini gli portavi i bisi freschi, e Poldo Campanaro, questa d'era sempre pronta a fare il contratto, elgera. Sol canton verso i cainei, e cominciava a contrattare e brontoleare. Se massa poco, un poco alza, una scianta sbassa, me serve sti quattro schei con tanti putei. Col contratto già era fatto, se andava a bere un gotto di quel bon in osteria da Barison. Se avanzavano schei, saltava fuori anche un tocco di stoffa per fare traverse e traversoni pai putei. Non solo bisi, ma anche qualcos'altro se vendeva. Fare il socoaro era un'arte, come quella del sarte. Placido, gira carioche pai putei, socco e socui pai femmine e pai uomini. Pochetto il vendeva, perché quei brocche sotto e i carioche una vita e durava. Sol canton vincia a Cesa, che era il marcà dei femmine, Pusini, Arnati, Pitarei. Quattro schei si ciappava, se era fortunae, e se gli uomini poi gli ghiassava. Pa quattro pa anche quanto da lavorare, non c'era neanche tempo da respirare o fia da criare. A fine di giugno se arriva, e mi fermo qua.